Allora, siamo arrivati su Xen, come il giardino Xen. Basta battute sui giardini. Un attimo di pazienza, che si sa che il primo caricamento è sempre quello più lungo. Benissimo, non mi ricordo affatto. Beh, questo è buono. Non mi ricordo affatto nulla, se devo essere onesto. Però sembra che io debba andare di lì. Per sicurezza darei un'occhiata qui. Ok, no, è solo un'uscita. Devo andare lì e poi rimbalzo e magari arrivo lì sopra. O qui. Sembra ieri che ho trovato quella pizza tutta sola. Su questo pianeta sì, è stato la volta una settimana fa. L'ho trovata nel gioco. No, di qua torno indietro, quindi no. Oh, ok. No, siamo tornati. Non è andata come speravo. Può essere che debba attivare questo teletrasporto? No. Allora, io lascerei la pizza qui per sicurezza. Questo non mi è di aiuto. Ok. Sono venuto per nessuna ragione. Ok, non posso far nulla. Perfetto. Ah, per questo non posso far nulla, ovvio. Però, interessante. I carry them for you, buonasera. Crescono così in fretta. So che sto tenendo la pizza nel modo sbagliato. Ma non ho tempo da perdere. Ok. Sembra al sicuro. Stiamo attenti, perché un attimo poi. Ok. Ho aperto qualcosa. Teletrasporto, porca puttana. Scusa, non vuole che lo faccia da questo lato? Ce l'ho fatta. In culo. È lì che devo andare. L'antica pizza andava portata in salvo.
Quando sei triste pensa alle cose belle. Come l'ateismo e i picchiaduro. Ma ricordiamo sempre, quando sei solo e ti senti depresso, andare sempre puoi in città. No. Perché non riesco? Ok. Aspetta. Ce la posso fare, torna qui. Allora. Aspetta, facciamo così. Prima mettiamo in salvo la vita. Sì, bene. Ancora. Vabbè. Avevo letto autismo. Brum brum. Che lavoro del signore che hanno fatto su sta parte su Xen. È sicuramente l'highlight di tutto il gioco, guarda. Visto che nell'originale non andava per niente bene. Anche io a un certo punto ho dovuto usare il no clip perché non riuscivo a capire come andare avanti. Sono diventato cretino. Ero piccolo, ovviamente ho giocato al Fly Fu, no, per la prima volta. Beh, c'è. Ho sbagliato. Ho sicuramente sbagliato. Perché ci sono cose esplosive anche pericolose qui. Mi conviene portare in salvo la pizza. Non c'è niente per me da raccogliere. Beh. Musica di Mission Impossible. Dio. Bello è che ti fischiano le orecchie in un contesto in cui le orecchie ormai non ce le hai più. Nelle gags originali non era così. No, ma me lo ricordo. Qui è un livello vero e proprio, ha senso, ci sta. Ma se io tocco questi scoppio? No. Quindi ci posso anche salire sopra. Benissimo. Mi piacerebbe farli esplodere però. Mi sentirei più tranquillo. Però non so per quale motivo hanno riempito tutto di mine in un posto con cose esplosive. Intendo a livello di lore. Quello non significa niente, le orecchie fischiano per ore dopo che sei morto. Dopo che sono esplose. Soprattutto. Ok. Non farlo mai più. Magari. No, no.
Allora, non devo usare le pistole perché se lo manco sono cazzi. Quindi, caro vecchio piede di porco, la pizza la lasciamo qui. Buonasera. Copiatissimi dalle talpe di Stray. Madonna, che plagio. Buonasera comunque. Direi che va piuttosto bene da parte mia e della pizza. Tu come stai? Sei ancora in fase malattia? Stiamo cercando di non esplodere, però. Oh no. Allora. Ok, è esploso tutto. Un fratello vero. Domani tornerò in ufficio, ritorno alla normalità. Bene, ok. Possiamo passare senza attirare l'attenzione? Voglio togliermi lo sfizio. Cioè, comunque sei destinato. Muori. E a prescindere muori se. Se quella roba scoppia. Crolla tutto il pianeta. Aspetta un attimo. No. Non so se ho. Mi sa che ho perso la pizza, ma sto solo facendo delle prove perché voglio vedere fino a che punto il gioco è in grado di uccidermi. Tipo. Io posso lanciarla magari da qui. Non sono morto. Ho liberato tutto. Ok. Interessante. No, avevo necessità di sapere se si potesse fare questa cosa. In tuo onore ho mangiato brodo e tortellini. Ricarichiamo la partita. Finito di cenare giusto. Vabbè, anch'io ho finito di cenare tipo 30 minuti fa. Tiragli una pizza in faccia. Qualche volta mi ha aiutato, però non è qualcosa su cui fare affidamento, soprattutto perché la stiamo proteggendo. Normalizziamo la cosa di cenare dalle 23 in poi. Direi basta non cenare troppo presto.
Salvo reali necessità, tipo alle 19. Ma Brodino, tu l'avevi già visto, quindi Xen. C'è roba sotto che mi vuole uccidere, immagino. Magari rimarrò qui. Magari non posso. Qui mi curo. Allora, questa è probabilmente la mia destinazione. Dovrei seguire al ritro. Mi chiedo se posso sparare a... Mi sa di no però, eh. Questo mi costringe a fare il giro. Di brutto. Dove vengono sti suoni? Sono da queste parti. Forse sotto. Scusa, eh. Ok. Lasciatemi stare. Se c'era alle 19 poi alle 3 del mattino mi mangio anche il cane. I pedoci. Io penso di potercela fare. Se ho lasciato la pizza alla destinazione, ci torneremo. Se gliene faccio mangiare tipo 10 c'è un achievement, mi sembra. Idea. Devo rifare questo salto. Questo qua l'avevo ucciso. Blkmeza. Blkmeza è lo slogan di Black Lives Matter. Ma non hai l'arma con gli insettini infiniti? In realtà sì. Mi dimentico spesso di usarla. E poi non è adatta a tutte le situazioni. No, ha preso me. Devo cercare di trovarmi in una situazione in cui posso farlo mangiare a ripetizione.
Tipo così. Quindi se io adesso ricarico, vediamo se funziona. Non ho capito che è successo. È esploso. Strano. Trade offer. Cazzo, mi sono bloccato. Bene, mica facile a fotterli. Ho sbagliato tasto. Non va bene. Allora. Lo so che può essere tediosa questa cosa, però mi piacerebbe farlo. Sarebbe una challenge interessante. È qua sopra. Se l'è mangiato. No, si è buggato male. E se adesso ricarico? Esplode? Tipo qua. Perfetto, ho preso l'achievement. Fantastico. Fantastico. Quindi suppongo che vabbè, prenderò questo. Buonanotte. Mi suggerisci di riempire di piombo? Ma guarda, ora che ho fatto l'achievement lo posso fare. Sì, no, era per quello. A risolvere la situazione ci metto niente. Era. Com'è che me lo sono dimenticato? Questo. Unified Coupling Terum.
Allora. Se è caduto sotto tanto meglio. Ah. Ok. Benissimo. Sono più preoccupato per questi suoni che sento che sono quelli che fanno le onde d'urto. Dove minchia sono finito? Devo andare. Eh sì. Devo andare lì. Oh no! Potrei usare la cosa con le munizioni infinite come suggeriva Brodino, in effetti. Non che le munizioni della pistola valgono più così tanto a sto punto. Beh, forse questo mi ha pure aiutato perché mi ferma. Questo non fa effetto. E questo è solo il primo step per aprire questo coso, perché adesso così possiamo seguire quest'altro, credo. Credo che l'idea sia quella almeno. No, no. Non da qui almeno, non lo so. Da qui possiamo seguire qualcosa. Sì, giusto. Ok. Perfetto. Oh. Zombie contro sputacido. Mi fa solo un favore da una parte. Credo di averlo ucciso. Buono. La mia cervicale nel mentre implora pietà. Ma per qualcosa che ho fatto nel gioco o così di suo? No, è stata una pessima idea. Allora, sono due, quindi devo trovare un modo per ripararmi. Il problema è che ci arrivo da qui. E già all'arrivo sono esposto. Cosa ho che posso utilizzare? Non mi conviene la balestra. Queste sono armi belle pesanti. Magari questo. Magari gli sparo una granata contro.
strategia migliore è un'altra. Strategia migliore è questa. Mi sballa la mira ogni volta che mi colpisce, questo è il problema. Cioè io lo stavo puntando però, insomma. No, no, dice ok. Livello precisione arma? No. È uno spas. Ma ci hai mai giocato a Max Payne, per caso? Che mi pare che è la prima volta che ho visto un jackhammer quando ho giocato a Max Payne. Aiuto. Madonna, ma quanti sono? Decisamente meglio. Non bannarmi, perché? Che è successo? Con la magno non si sbaglia mai, ma non è tanto facile da usare in questo gioco. Almeno non contro gli esseri umani. Ok, adesso c'è solo il problema. Vabbè, sì, so più o meno dove devo andare, devo arrivare lì. Come però? Non è un qualcosa che posso distruggere. Però ci posso camminare. No, non posso di. Perché il cazzo di cosa solo che è illuminato? Ok. Mi sembrava un'altra cosa. Ci siamo. Oh! Proprio qui. Ah, davanti alla pizza. Immagino sia divertente. Ah, lo spas, porca troia. No. Piacerebbe trovare. Non mi stanno seguendo. Grande.
so cosa sia quello. Questi non li conosco, hanno una forma strana. Dove è finita la pizza? È solo un po' bagnata. È solo un po' bagnata. Non mi ricaricano sti cristalli, devo trovare quelli del colore giusto. Questi fanno male, però ci vuole poco a capire come aggirarli. Non sono capace di girarsi. Ma guarda, l'ho immaginato che fossi crollato perché ho visto la sparizione improvvisa e era l'unica cosa che avesse senso. Cioè, se ricarichi la partita tornano in vita? Allora, questi sono quelli normali. Allora. Sicuramente hai aiutato. Sprecando un sacco di colpi. Ah, ma no, non usa gli stessi colpi. Sì. E lo scopro solo adesso che la pistola usa gli stessi colpi del fucile d'assalto, è un problema. Ok, qui dovrei trovare magari qualche munizione di vita, perfetto. Armatura. Cosa? Cosa? Mi sono distratto. No, devo stare attento perché ho pochissima vita. Però niente, devo perderla per forza perché ho questa brutta abitudine di salvare sempre poco prima di prendere danno. Almeno ultimamente sta andando sempre così. Trovo la pizza. Ricarichiamo allora.
un problema qui. Perso di nuovo la pizza. La dovrei mettere più indietro. Non dovrei neanche farli avvicinare, dovrei semplicemente scapparmene e attenderli. Questa e questa. Fatto un salto. Quello è ancora vivo. Sembra. Sono lo stesso tipo di munizioni, non devo più usare la pistola. Forse hanno la pelle troppo dura e non si fanno male con l'arma delle munizioni infinite, non saprei. Anche questo può essere un problema. Allora, è una cosa che alcuni giochi fanno, però io, di solito non è così, quindi non me l'aspettavo proprio. Però sì, anche... Ora, a prescindere... Qui che è fatto per un motivo di realismo, però anche per esempio in Quake è così. Tipo qua, questa qua e questa qua usano entrambe lo stesso tipo di munizioni. Ora io dico, ma quanto gli costava? A fare che qua nella selezione dell'arma invece di esserci la barra verde mettevano il simbolo dell'infinito, così capivo che queste munizioni sono all'infinito. Che me ne frega di sapere col caricatore carico che si ricarica da solo. Aspetta, non ho la pizza. Dai, adesso ce l'abbiamo fatta. È una meccanica un po' strana. Neanche tanto, ma se ci pensi anche Doom lo faceva. La chain gun usava le stesse munizioni della pistola, per esempio.
Non è una cosa così inusuale, è più che altro inusuale nei giochi recenti per me. Faceva parte un po' anche del concetto della gestione delle risorse, però nella pratica quello che faceva, almeno nel caso di Doom, era rendere la pistola completamente obsoleta. Non ho capito se sto tornando indietro di qua. Perché mi sa di sì. Devo risalirlo sto fiume, credo. Quindi io arrivo di qua, poi qua non dico lo cieco. Posso continuare di qui? Sì. Questo è senza dubbio un posto nuovo. Cos'è che ho fatto? Ok, ho aperto qualcosa lì, ma non dovrei stare in acqua. Non dovrei proprio stare in acqua. Posso eliminare il problema alla radice uccidendo i pesci, se no. Non so se si possono uccidere quegli altri invece. Allora. Se ci sale. L'idea è che faccio così. Fa un cazzo, non si fa. Ma non mi faccio un cazzo neanch'io, mi spinge e basta. Però dovrebbe anche considerare l'idea di morire a un certo punto. Benissimo, anche la pizza è al sicuro. Mondo pizza che gioconda. Sì, boia mondo. In Doom 4 la pistola è infinita, esattamente come in Quake 2. Anch'io sono un appassionato degli shotgun, sono un'arma che dà molte soddisfazioni. Caffè. Sei stata tutto il giorno senza bere caffè? Capito, però non ho capito dove prendevi le energie per esistere. Allora, questo alimenta questo teletrasporto, noi dobbiamo alimentare anche quest'altro. Lascerei la pizza qua in mezzo e andrei alla ricerca dell'altro capo. Senti, c'ero quasi, ce la posso fare. Sì, quando gli fai saltare la testa. Benissimo.
benissimo. C'è la mia pizza. Non voglio vivere in un mondo senza la mia pizza. Quindi questo è già acceso, ma no. Noi dobbiamo attivare quello che c'è da quest'altro capo. No, questo è già acceso. Forse dobbiamo semplicemente andare avanti. Facciamo un giro largo. Oh, dai. Tornerebbe utile quest'arma anche. Sembra tutto tranquillo. Perfetto. Dal vino. Ah, dal vino è il vino che ti ha tenuto in piedi. Ok, ottimo. Ottimo. Qualcosa mi dice che dobbiamo seguire questi segni blu. Sembrano piazzati apposta per guidare il giocatore. Dio, ce la fai? Oh, è un salto normalissimo. Si è rincoglionito Gordon Freeman. Allora. No. Forse. Ma mi sa di no. Oddio, forse dovevo andare di qua invece. Non ci sto capendo più niente. Beh, sembra. A meno che non muoio. Beh, di morire non sono morto. Ma non vedo di riuscita, apparentemente. No, di là, ok. Beh, questa sembra la strada. No, no! Non vedo mostri, però. Scusa. I mostri ci sono, ma sono
Sono sotto e mi tirano in acqua. Ok, questa è una cosa nuova. Cristo santo, non ce la fai. Ok. Voglio uscire dall'acqua, da tutto. Temo proprio che di qua si debba andare, ci sono pure i pesciazzi. Agire, non pensare, agire. No, ma neanche per il cazzo, non. Me lo sono meritato di essere vivo. Oh. Scusa un attimo. I mostri che ti tirano giù gli incubi. Sì, guarda, se li sono usati in un modo un po' poco efficace, però avrebbe aiutato molto la componente horror piazzata in un altro punto. Ok. È arrivato qualcosa? Mi hanno mandato munizioni. Adesso voglio andare nel Re Leone e tenere in alto la pizza sulla radura. Ok, questo è inutile, non li fa detonare. Ho fatto il pieno di colpi per la pistolina. Ma ancora meglio, ho fatto il pieno di colpi per questo. Comunque alla fine Half-Life non è che sia proprio simulativo. Cioè non è arma assolutamente, però il tono è comunque relativamente realistico. Non posso stare tranquillo su questi cosi perché poi affondano. Ok, avrei un'idea. Visto che in acqua le pistole non funzionano. Oh! Ok, non mi aspettavo questo risultato, decisamente. No, perdo tutta la vita così. Però l'idea non è sbagliatissima. Dovrei lasciare la pizza in un posto comodo. Tipo qui. Poi dovrei. Non ce l'ho un posto in cui posso stare al sicuro. Posso continuare a cambiare piattaforma. Oppure continuare a saltare.
No, ho sbagliato. So che c'è da qualche parte. Spero solo non direttamente sotto di me. Ma lo sto un po' colpendo, sì. Ok, sta galleggiando, quindi è morto. Mi sa che ci siamo. Devo solo ritrovare la pizza. Era qua. L'avevo vista prima. È qua. Ok. Oh! Ma posso prendere aria da qualche parte? Non dirmi che si è mangiato la pizza. Fico, però mi sa che si è mangiato la pizza. Ti fanno spaccare le bolle. Se stessi giocando al posto tuo, passerei ore a fare le bolle. Come si fanno le bolle? Ah, forse sparando. Ok. Allora, io la pizza l'ho lasciata qua che è al sicuro. Non posso ammazzarli tutti, però dovrei quantomeno ritagliarmi una strada. Vorrei verificare anche questa cosa della pizza. Vediamo se davvero se la mangia e scompare. No? Sto soffocando. Comunque non riesco più a raccoglierla. Quindi vediamo, io posso fare questa strada così. Se conviene eliminarlo. E poi ci sono questi qua sul soffitto. Ma
sicuramente devo andare. Questa non è roba esplosiva, vero? Lo è. Secondo me devo scavalcare, quindi. Certo, senza pizza ci avrei messo sicuramente la metà del tempo a finire sto gioco, però va bene lo stesso. Ok. No, aspetta, salviamo perché non siamo sicuri. A me sembra proprio che si debba andare di qua, no? Però non si può. E non vedo passaggi. Sicuro la pizza ci può andare, però io no. A meno che... Ah. Dai, che ce la puoi fare. Non so cosa siano sti suoni, ma ok. Molto comodo. Non ho capito perché la pizza qui galleggia e nel resto del gioco no. C'è molto sale in quest'acqua. Oddio, che fatica. Ok, qua ci ricarichiamo appieno. Non credo... No, di qua torno indietro, no. Pizza Mari e Monti, buonasera. Baciamo le mani. Allora... Può essere che debba scendere di qua? Sembra proprio di sì, a meno che non sono morto. Scoppiare i popcorn. Sa che non ce l'ha tutta sta gittata. Va bene. Oh no. Avrei dovuto tenermeli per far esplodere questi, mi sa. Ma com'è possibile? Avevo 100 e 100 di vita e armatura. E che cazzo?
io proseguirei di qua. Spero solo che non ci siano altri animaletti. Tipo. Animaletti suicidi, tra l'altro. Mi hanno fatto perdere la pizza. Bello quando conosci già il futuro. In che senso? Allora, mettiamo la pizza qua e andiamo ad attirarli. Non così. Me la sono gestita male. Niente, mi dà un fastidio quando ti colpiscono, la mira se ne va completamente a fanculo. Allora, quello che devo fare io è arrivare qui e poi trovare il modo di tornare indietro. Ok, già così uno mi ha visto, quindi se io mi sbrigo. Allora questo e questo. La pizza è qui. Penso che ci siamo. Sbaglio sempre lato. No, no, no. Per me si possono anche suicidare tutti allegramente. Bastardi, fastidio. Non stai esagerando in che senso? Vorrei solo portare la pizza dall'altra parte di questa strada. E questi me lo impediscono perché fanno delle onde d'urto che me la sballano. Con questo overkill. Non mi sembra che ci sia altro modo. A parte eliminarli tutti se lo vuoi attraversare con la pizza integra. Dai, forse. Aspetta, io non ci sono mai stato di là. Ma ovviamente non c'è nulla. Ma sto
sto coso che mi ha smerdato, no? È tipo un segreto. Ne è quasi valsa la pena. Splat. Volendo da lì posso tornare al punto in cui mi ricarico completamente la vita e l'armatura, forse. Chissà. Ce la facciamo ad arrivare? O forse dici che esagero con il fucile a pompa a farli esplodere. Il punto è che se riesco a fargli male prima che loro facciano male a me... Cioè, se riesco a ucciderli prima che loro mi facciano male, tanto di guadagnato. Beh, sembra proprio che questa potrebbe essere la strada. Continuo a pensare che non sia la strada giusta, però lo è. È solo molto stramba. Ok. Dimentico sempre. Cioè, non mi dimentico, non li noto mai. Allora, dovrei usare questa in realtà. Che ha le munizioni infinite. E ovviamente prestare più attenzione. Posso rischiare che la pizza finisca chissà dove. Allora. Questo non mi dà niente, quello mi cura. Questi due li devo eliminare. Che ce n'era un terzo che non avevo visto. Ok. Probabilmente devo distruggere quel coso lì. Non mi piace sto suono. Ok. Salito qui. Che strano suono che fa. Scusami, perché sono venuto fin qui? Com'è che non c'è nulla? Ah. Benissimo. Regge il peso di una persona, sì. Ah no, lo devo stare.
non si può riattaccare comunque. Dov'è la pizza? Macchinari umani, direi. Cosa fanno esattamente? Non lo so. Beh, almeno in parte umani. Ho sbagliato qualcosa? Beh, mi ha aperto questa porta, quindi non posso aver sbagliato più di tanto. I Transformers. Beh, il caffè non è bastato, dovrei spararmelo in flebo. Te la senti suonato col trombone male. Beh, era una di quelle che ho fatto col trombone, no? Ma ci ritorno poi lì? Mi sa di no. Scusa. Ok. Non è che sto capendo, eh. Sono un po' confuso e preoccupato per la pizza. Ok, questo lo posso mettere come mi pare. Ma manca comunque da fare per alimentarlo. Non so se ho voglia di mettermi a risolvere tutti sti... Ah. Puzzle. Ok, non sembra che funzioni. Buona Sì, beh, volendolo potrei anche mettere un po'. Non sono convintissimo comunque. Di come fare sta roba qui. Perché la pizza non sembra passarci in nessun modo. Però contemporaneamente non so neanche se serve che la pizza ci passi. Io ho l'impressione che dovrò tornare qui dall'alto. Faccio un salvataggio per essere sicuro. Allora, io arrivo qui.
Ma non è sopra esattamente. Qui c'è sempre che ne manca uno, però non è che gliene posso togliere uno da qualche parte. Quello che posso fare è attaccare questi, ma non... Non mi dà l'impressione che aiuti. Cioè io dovrei aprire questa porta. Ma non capisco esattamente come. Non ci sono altre strade? Oppure... Invece sì, aspetta. Perché lo posso staccare? No, quindi è giusto. Ok. Non mi ha aperto questo. Mi ha aperto questo. Mi porta dall'altra parte. Ok. E qui c'è l'affare che mi serviva. Lo metto qui. Non si apre, però avrà aperto qualcosa, avrà fatto qualcosa. Questo. Ok. Ha aperto questo e sono tornato. Non sono tornato da nessuna parte. È una zona nuova per me questa. E questo non mi piace. Perché ho lasciato la pizza indietro e non so se ci ritorno poi. Però lì c'è una cosa che devo prendere, quindi probabilmente... Vediamo, vediamo, dai. Quindi lì c'è una cosa che devo prendere, ma non ci posso arrivare da qui sicuro. Posso impegnarmi quanto voglio, ma non ci arrivo. Se invece proseguo di qua... Premo il pulsante. Ok, adesso devo disattivare questo scudo in maniera che questo mi spinge verso l'alto e mi porta evidentemente lì sopra dove c'è quell'affare lì, che lo devo recuperare. E per farlo mi manca un pezzo qui. Ok. Non mi sta portando dove voglio andare. Ah no, non è lì che voglio andare, è qui che voglio andare. Perfetto. A quanto pare. E sono tornato qui. Ho annullato il campo di forza, che vuol dire che posso arrivare qui. Cazzo, cioè comunque non è difficile a orientarsi, però è un labirinto. Sono tornato qui, però sono più sopra. Ok. È intrigatissimo. Merda, è tutto esplosivo. Faccio esplodere qualcosa qui, muoio.
Posso fare a meno di far esplodere cose? Ok, qua è dove devo fare tutto, però ci sono questi cosi davanti e non me lo faranno fare. Devo necessariamente far esplodere tutto. Ma da dove? Mi hanno dato pure degli esplosivi per lo scopo. No, se ne faccio esplodere uno, esplode tutto. Farla esplodere è più bello, assolutamente sì. Il problema è che è una di quelle parti in cui se fai esplodere le cose muori. Cioè, non sembra che ci sia un punto sicuro. Solo che non posso essere rimasto bloccato qua, ci deve essere qualcosa che mi è sfuggito. Ok, questo no. Qui anche impegnandomi è tutto occupato. Ok, posso portarmi questo e attaccare questi due. Ok, e questo cosa comporta? Se torno indietro, ad esempio. Torno indietro. Torno indietro, è comunque bloccato, ed è comunque bloccato, però qualcosa ho fatto, non posso averli uniti per niente. Questo. Ho capito. Devo riprendermi il cavo. Va bene, a dopo. Generalmente in questi casi l'esplosione ti uccide a priori proprio. Comunque ancora non è finita a quanto pare. Speravo che l'esplosione magari rompesse il vetro, ma a quanto pare neanche questo. Quindi ragioniamo, che altro manca? Questo. Volendo potrei far saltare. Mi uccide. Devo rifare il processo di prima, mi sa. Una cosa un po' scriptata, temo. Mettiamo lì. Ah, non posso più chiuderla. E comunque muoio. Ma è strana sta cosa, aspetta. Allora. A parte che non credo di aver motivo di farlo, però. Mi metto qui. Ok, qui non muoio.
servito a qualcosa? Non direi. Questo posso ancora staccarlo, quindi magari non è questo che devo fare. No. Perché posso staccarlo solo da questo lato. Non è che abbia capito. Allora, ricapitoliamo. Questo non lo posso usare perché mi serve il cavo. Il cavo è attaccato in maniera permanente. E quello che fa è portare l'energia fino a qui. Però qui manca un pezzo. Ma io sto pezzo non l'ho visto da nessuna parte. A terra c'è il coso luccicoso. Lo sto cercando. Qualcuno ti ha suggerito male, ma nel senso tu? Dovrebbe essere da qualche parte qua a terra, ma non lo riesco a vedere. È questo. Perché si confonde. Grazie comunque. E ora sì. Ora premo il pulsante e parte il laser. Continuiamo di qua. Tempo da perdere. Altro che overkill. Ok, palesemente non di qui. Sono molto preoccupato per la pizza. Infatti temo che dovrò ricaricare la partita e trovare una soluzione. Non ne sono ancora del tutto sicuro. Ah, buono, quelli mi tolgono solo l'energia e questo qua mi ripristina l'energia. Ora, dove siamo finiti qui? Alla merda. No. Posso andare di qua? Non vorrei dovermi rifare. Vabbè, sì, dai, rifacciamolo. Che palle. L'avevo fatto così bene la prima volta. Allora. No. Se provo da qui. Non ce la fa, ovviamente. Quindi conviene fare così. No. Forse
Forse mi conviene farlo senza correre. Ok, ha più senso. Questo invece correndo. Qui stacco il cavo e arrivo qua. E sono tornato qui. Però la pizza non è qui, aspetta. Non ho capito se sono nel posto giusto o meno. Quindi qui ho preso questo. A cosa è servito toglierlo? Posso scendere di qua, me lo porto. Cioè, questo sì e la pizza no. Ma qua c'è un altro cavo, nel caso... Vabbè, ne ho uno di scorta. Ok, quindi io faccio... No, non lo posso rimettere qua. Qua. No. Il cavo è impazzito. Ok, si è calmato, perfetto. Poi lo mettiamo qui. No, qui. E non si può più togliere. Cosa manca? Sapendo cosa fare le provo tutte. C'è dell'altro di qua. Aspetta. Dove vado a finire di qua? Da nessuna parte. Ok. Dopo questo laser l'altro ti manca un solo altro laser. Il capo del cavo stava picchiando l'altro capo del cavo. Buono, ottimo. L'unica cosa che non ho provato a fare è stato chiudermi dentro. O chiudermi fuori. Ma non sembra che sia questo il punto. E se scendo di nuovo qui? Ah, vado a finire qua, ovviamente. È un giro, certo. L'ho fatto già un milione di volte. Cosa mi sto perdendo? Qua. No, di qua non c'è niente. Di qua. Di qua. Adesso sì. Cioè, non so cosa, però sì. Questo.
Ok. E tutto questo mi porta a... Qui non c'è assolutamente niente, ci sarà un altro passaggio. Ok. Dimmi che la pizza è da questa parte, dai. Ma intanto abbiamo questo, che buono. La pizza! Mi è mancata così tanto, perfetto. Quindi quello che mancava era questo. E adesso possiamo sparare tutto. La pizza come sta? L'abbiamo appena recuperata. Ci attendono ancora tante avventure. Ok, e adesso sta per succedere quello che penso che stia per succedere. Dobbiamo lanciarci nel portale. Ok, io direi che se la pizza sta bene possiamo anche cambiare gioco. Che è un po' che sono qui. Però assicuriamoci che la pizza... Oppure il boss finale. La pizza è poggiata qua. Ok. Allora, se questo è il boss finale possiamo anche farlo stasera, direi. Non ho idea di come sia in effetti in questo, ma non penso. Non penso che sia il boss finale, penso che ancora sia lungo. Potrei sbagliarmi. Me ricordavo che ci fosse un altro boss prima, Monarch. Una sorta di Headcrab evoluto, mi sa che lo combatti qua. Mi sembra proprio un'arena. Mi stanno addirittura mandando della roba per combatterlo. Sono un attimo perso. Beh, lo so fare. Che cos'è che sto attivando? Ok, devo attivare tutti questi cosi. Mi sta insegnando a schivare per la boss fight. Il problema è uno solo, dove ho lasciato la pizza? Mi sembra qua vicino. Ok, la pizza la mettiamo qui. Questo cavo è acceso, questo cavo è acceso.
Questo cavo non è acceso. Cos'è arrivato? Ah, questo. Mi puzza di arena da matti, sì. Sembra proprio fatto apposta. Però aspetta, cosa manca? La pizza manca. Eccolo. Che viene a dar fastidio durante il teletrasporto. Dobbiamo sparare al sacchetto scrotale. Ah, il gioco ha ben pensato di farmi un autosave lì. Ma bellissimo. Ma porca. Ma anche no, elimina. Sono stato colpito dal sacchetto scrotale, sì. Allora, faccio un salvataggio qua. Perché mi pare che c'è un achievement se non lo uccidi. Ora devo capire solo con quale arma combatterlo. Oddio. Beh, questi fanno sicuro. Non mi ricordo con quale. Ah, col tasto destro. Per attivare il laser. Dove sono i missili? Quanta aggressività. Non so neanche se dovrei usare tutte le mie armi migliori contro di lui. Ma pure i mini cosi mi manda contro. I missili fanno male, eh? Non dovrebbe essere arrivata la seconda volta. Cazzo, non mi sarei dovuto piazzare lì. Aiuto. Sarà dura, sarà molto dura. That's what she said, tra l'altro.
Io non so come faccio a fare questa cosa. Non vuole. Super scroti mutanti. Roberto Palle. Decisamente non è una palla moscia. Mi è piaciuto. Perché non spara più? No, non sta funzionando. Non sono affatto preparato a combatterlo. Che cazzo? No, no, non volevo mica fare una schivata in questa direzione. Ah, ma qua mi curo. Qua mi curo. Oddio. Qualcosa mi ha ucciso lo stesso. Sì, però un attimo, cioè non riesco proprio. Credo proprio che dovrò usare i missili, così. Sembra essere l'unica cosa che gli fa male. Sarà mica scappando. Scappato, mi sa. Ma la domanda è se la pizza sta bene. La pizza sta bene. Allora, recupero un po' di... No, non devo andare da nessuna parte se voglio recuperare vita, mi basta... Basta andare lì dove c'è l'acqua. Beh, ce la siamo cavata. Non benissimo. Però ce la siamo cavata. Devo solo ricordarmi dove ho lasciato la pizza. E mi sa che lo dobbiamo inseguire.
L'antro di Gonark, perfetto, direi che è un ottimo momento per chiudere. Mi ha fatto un decoupage con i razzi. Come, gli hai portato via i coglioni come a Bagliani. Scappato non aveva i coglioni. Ma perché i cheat?